Ciao e bentornati a Musicalmente, rubrica musicale che registriamo dagli studi di Studio Live Avezzano, il luogo delle arti. Oggi abbiamo con noi non un gruppo, ma un artista singolo che si appoggia ad un gruppo, sì. In Rebecca, sì. Ma lui si chiama Marco. Sì. Marco, benvenuto. Grazie. Allora, tu sei un autore completo, so che scrivi le canzoni da solo. Sì, esatto. Parlaci un po' di quello che fai. Scrivo i testi e la musica, che io suono la chitarra acustica, quindi acustica ed elettrica, quindi i pezzi partono molto semplici, diciamo, con appunto solo la chitarra che mi accompagna e poi le parole. Quindi la band appunto appoggia poi il, diciamo, costruiamo questo, sì, le mie idee per costruire questo sound che ha diverse influenze, insomma. A chi ti ispiri? Ci sono degli artisti che ti guidano? Sì, sì, il primo artista è stato quello più importante perché mi ha proprio trasmesso l'energia per continuare, perché poi fare musicista è molto difficile, ci sono dei momenti parecchio bui. E lui mi dava l'energia, questo qui è Bruce Springsteen. Ah beh, uno a caso. Sì. Uno. Così. E vederlo sul palco poi ti trasmette un'energia pazzesca, proprio un mondo. Eh sì. Dopodiché Ben Harper. Ben Harper. Harper, perché sennò lui non si girerebbe. Paolo Nutini, Prince, Joe Stone, tutto quel filone, diciamo, di voci più soul e funk. Ho capito perfettamente. Mi viene da chiederti, scrivi in italiano o in inglese? In inglese, ah, perché si avvicina più al sound che faccio, poi per parlare a più persone. A più persone, anche certo. Se poi scriverò in italiano sicuramente, perché è una bellissima lingua. Quindi non hai mai scritto italiano, niente? Per adesso no. Non magari in arabo, in cinese, scriverò in qualsiasi però... Ok. Sì, sì. Senti, stai lavorando a qualcosa attualmente? Stai registrando delle canzoni, sì, un disco magari? Sì, sì, sto lavorando a un disco e per adesso, siccome le canzoni alla fine sono finite, perché sono testi e musica, ci sono. Perché già completati. Già completati. Però adesso bisogna mettere un vestito a queste canzoni, che sono gli arrangiamenti, e sto lavorando con Evasio Spera, sì. Che è era un bravissimo chitarrista. Ora, insomma, per vari motivi di salute ha dovuto smettere, però lui musicalmente è fortissimo, è veramente un mentore per me. E lui ti sta arrangiando i pezzi? Sì, mi sta aiutando ad arrangiare i pezzi. Sarà un disco con 8 canzoni e è questo qua. Quindi un disco che farai da solo o con il tuo gruppo, Rebecca? Con il gruppo, sì, sì. Quindi però partecipano anche, esatto, loro. Esatto, sì. Dov'è che possiamo venire a vederti, a sentirti, a sentirvi? A sentirci, sì. Per adesso stiamo nella Marsica, perché fin quando non esce il disco, insomma, siamo a casa nostra, belli coccolati, ci facciamo un po' di palestra, un po' di serate, comunque con canzoni che si avvicinano al mio sound, diciamo, al nostro sound, perché poi loro, Rebecca, l'hanno sposato perfettamente questo sound, quindi niente, facciamo questa palestra qui nella Marsica e poi una volta che abbiamo un prodotto in mano, il disco, si uscirà fuori. Volete diffonderlo un po' in tutto? Sì, sì, esatto. Nelle vostre serate c'è spazio anche per delle cover? Sì, sì, soprattutto cover, appunto, che prendono questi artisti che ti ho citato prima, Ben Harper, Paolo Nutini, Amy Winehouse, che ho dimenticato. E li canti tu? Sì, sì. Anche sì. Amy Winehouse? Sì, sì, sì. E poi però, non, insomma, anche Pino Daniele, perché facciamo anche musica italiana, che abbiamo, insomma, gli artisti. Pino e Pino, quindi non si può prescindere. Pino poi è internazionale, quindi è veramente un orgoglio per noi italiani. Bene, allora salutiamo il nostro Marco e Rebecca, che oggi, sì, non sono qui. Esatto, Diego Tomassetti. Vogliamo nominarli? Diego Tomassetti, tastiere e voce, Andrea Orlandi alla batteria, Valerio Scarzella al basso e Alessandro Sbrolli alla chitarra elettrica. E questi sono i Rebecca. Salutiamo, sì, appunto loro, salutiamo Marco. Ci vediamo alla prossima puntata di Musicalmente, qui dagli studi di Studio Live, il luogo delle arti di Avezzano.